quest'anno albero vero qui a Fano, hai visto? Ho visto. Anziché quello di legno. Va bene, molto meglio questo. Molto meglio questo. Sicuramente la tradizione, sì. Innanzitutto. Sì. Esatto. Per me era uguale. Era uguale. È sempre un simbolo. È sempre un simbolo. Sì. Legno o vero. È sempre un albero. È Natale, è sempre il simbolo di Natale. Cosa ne pensi? Lo preferisco. Le preferisci? Sì, sicuramente. Perché? Ma così dà l'impressione più del Natale. Più di atmosfera. Esatto. L'albero finto. Perché l'albero finto? Perché non spreco l'albero così. Quindi lei è una naturalista? Certo. Hanno messo l'albero vero quest'anno qui a Fano. Sì, hanno fatto bene. Le piace di più? Era ora. Sì, sì. Perché sì. Quello di legno un sì, po'... Sì, perché i pesaresi sempre ci fregano. Ecco, adesso... Tutti gli anni ci hanno un albero bellissimo. E quindi anche noi quest'anno... Quest'anno siamo contenti, veramente. Mettono un sacco di luce, non è? Speriamo, sì, sì, ce lo meritiamo, fanesi. Questo è più originale. Ecco. Questo è più originale. È l'abete di Natale. È più originale. Va bene, quindi le piace di più, le fa più atmosfera. Sì, più originale. Io sono per le cose, per tutte le cose originali. Com'è? Più bello. Più bello, più luci. Speriamo, le luci ancora incendi. Però dico che ne mettono tante. Sì. Fa più Però atmosfera. Faccio un'osservazione che ecco. È storto. E gliel'ho scritto a Sieri che deve raddrizzarlo. Va bene. Però l'albero vero, secondo lei, è un po' meglio. È un po' meglio, più bello, più tradizionale, dai. Molto meglio. Molto meglio. Adesso vediamo quando è finito, però penso che fa atmosfera, sia bello, diciamo. No? Insomma, dai. A noi piace di più. Ecco. Siete per l'albero tradizionale. Tradizionale, ma siamo vecchi noi, eh.